Salve, sono Giovanni Perelli, responsabile dello sportello di Medicina Democratica di Taranto. Sportello che è stato aperto nel marzo del 2020 e che da allora, in fasi alterne, diciamo che si è sviluppato in un modo, diciamo, ragionevole, anche se abbiamo notato diversi problemi, a cominciare come abbiamo aperto la sede. Dal fatto che c'è stato il Covid e quindi si può dire tranquillamente che per un anno siamo stati completamente chiusi. E successivamente, una volta acquisite alcune pratiche per lo sviluppo di questo discorso con Medicina Democratica, dove potevamo portare gente a denunciare quelle problematiche per quanto riguarda sia la mala sanità, che per quanto riguarda soprattutto per noi di Taranto, i danni che ha provocato la grande Ilva sulla salute dei lavoratori e dei cittadini. E su questo punto qua noi non siamo stati, dopo il Covid, non siamo stati capaci, oppure più che capaci, non c'è stata la volontà da parte dei medici legali del territorio a supportare questa nostra richiesta, in quanto pretendevano delle cifre davvero esose da richiedere poi ai nostri assistiti, il che è andato un po' a bloccare il nostro tragitto con Medicina Democratica. Medicina Democratica, per quanto riguarda il territorio di Taranto, ha sempre denunciato quello che in pratica anche come il nostro sindacato, di cui facciamo parte io e Stefano Sibilla, la LMO, sindacato di classe, ci siamo sempre battuti sul fatto che quello stabilimento con Medicina Democratica non è compatibile, parliamo dell'Ilva di Taranto, non è compatibile con la vita umana e ambientale del territorio di Taranto. Questo a fronte anche ultimamente, come ben sapete, della sentenza della Corte Europea di Strasburgo, dove ha condannato l'Italia ad aver violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto al ricorso affettivo dei cittadini e dei lavoratori, violando gli articoli 8 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Quindi ha condannato l'Ilva, l'Italia e quindi l'Ilva, per questi disastri ambientali e soprattutto sulla salute dei suoi cittadini e lavoratori all'interno dello stabilimento. Ad oggi, tramite quella sentenza del Tribunale, noi ci siamo proposti, grazie all'impegno di Stefano Sibilla, segretario provinciale della LMO, sindacato di classe, e al sostegno e supporto lodevole del nostro segretario nazionale della LMO, sindacato di classe, di Antonio Ferrari e di tutto il coordinamento del LMO, di poter organizzare una fase di richiesta da parte di lavoratori che volevano aderire, quindi cercare di ricercare il risarcimento danni nei confronti dello Stato italiano. Ad oggi una ventina di lavoratori si sono espressi favorevolmente a questa discussione, anche perché per la prima volta succede questo discorso qua, che la Corte Europea condanna l'Italia a risarcire i lavoratori danneggiati fisicamente e anche all'ambiente circostante su uno stabilimento che produce solo inquinamento e morte, cosa che, a differenza di altri sindacati confederali, non hanno mai o non hanno mai voluto intraprendere questa strada. Noi siamo i primi che intraprendiamo questo tipo di lotta. Lo facciamo non solo per un discorso risarcitivo da parte dei lavoratori, ma lo facciamo soprattutto perché si abbia la possibilità di aprire a Taranto un tavolo istituzionale per far sì che si crei quel
quei presupposti con il governo di creare una legge speciale per Taranto, dove tutti i lavoratori abbiano il diritto di avere quelle prerogative per poter accedere quindi alla legge sull'amianto e sui lavori usuranti, senza ricorrere per vie traverse da parte della grande industria in modo ricattatorio nei confronti dei lavoratori che a tutt'oggi purtroppo, bisogna dirlo, vengono vessati in quell'azienda. Con questo volevo semplicemente dire che per noi di Taranto, di Medicina Democratica di Taranto, si dovrebbe e si potrebbe aprire una finestra importantissima per quanto riguarda questo discorso qua di cause che potrebbero essere intraprese nei confronti dello Stato o di quegli enti, parliamo anche di malasanità, che spesso e volentieri succedono in queste situazioni. L'obiettivo nostro, assieme al nostro segretario Stefano Sibilla, per quanto riguarda la parte sindacale, ma anche per quanto riguarda la parte medicina democratica, è quello di dare un supporto legale e soprattutto morale nei confronti di quei lavoratori e cittadini che vorranno avvicinarsi a noi e chiedere quei diritti che spesso e volentieri sono stati vessati sia da parte dello Stato e sia da parte della grande industria. Con questo vi abbraccio e vi saluto a tutti. Arrivederci. Salve.